adesso sai cosa è successo? Guarda qua, sono una trasgressora, ho preso una multa di 50 euro, comunque ho già pagato. E noi abbiamo fatto il bagno, io nuda. Buongiorno, mi sono dimenticata di iniziare questa giornata. Che ho dormito tutta la notte con il ventilatore proprio attaccato a me e adesso ho dolori qua la vecchiaia. E niente, ho fatto la doccia e siamo qua in questo bar a far colazione. Buongiorno. A bere un caffè, ho già mangiato, ho già fatto caffè e mi sono presa un occhi per vedere se mi passa questo dolore alla schiena. I programmi per oggi sono ancora incerti, però dopo vi porterò con me. Ah, dobbiamo girare di qua. Stiamo andando in farmacia a comprare un po' di cose perché queste scarpe qua mi hanno fatto male i piedi e credo che oggi abbiamo proprio un bel programmino molto veneziano. E qua la farmacia. Però se siamo ancora e io allora lei viene dopo questo signore qua. Mentre facciamo un po' di foto in giro qua per le cali e un amico di Ambra ci raggiunge, mi sa che facciamo qualcosa di molto divertente. Adesso porto loro due a vedere un posto speciale che sono già stata altre volte, ora vi faccio vedere di nuovo per voi che siete nuovi qua in questo canale che non avete mai visto. Cale Varisco è la cala più stretta di Venezia, larga 30 centimetri, guarda che bella. Qua c'è una casa, qua. Questo con la bicicletta, bello che è questo campo di San Giovanni e Paolo. Fa troppo caldo anche oggi, sai che ho bisogno di un ghiacciolo, un gelato. Stiamo facendo un po' passare l'ora perché a luna dobbiamo trovarci con un amico di Ambra. Tramezzino time. Avete mai mangiato un tramezzino? Vuole mia mamma italiana. Sì, mia mamma è San Domingo. No, sì, mia mamma è italiana. Allora, praticamente sono qua da un'ora, siamo qua da più di un'ora seduti, va bene, c'è un'arietta bella, si sta in compagnia, tutto bello, però stiamo aspettando questo amico di nostra amica che dovrebbe venire a prenderci in barca e speriamo di... sicuramente andrà in giro in barca, Venezia è stupendo, però siamo qua e aspettiamo da un po' e a me non piace aspettare. Vabbè, vediamo. È arrivato! Adesso andiamo a vedere. Sono curiosa di vedere che giro facciamo. Ecco qua. Questo è un benzinaio a Venezia. Prima volta che lo vedo. Ecco. Ciao! Ecco le mie amiche. Ciao Rocco!
devo fare una foto, aspetta, devo fare una foto. No, potrei descrivere il caldo che fa. Questo è un bellissimo barretto con dei buonissimi baccali e ci siamo un po' raffreddati, abbiamo fatto un aperitivo, fra un po' ce ne andiamo, fa troppo caldo, molto bello questo posto, si chiama, adesso vi faccio vedere. Qua siamo al Square, si chiama Al Square e vedi c'è una gondola perché siamo proprio davanti a questa cosa qui che si chiama Squero, che è dove costruiscono le gondole. Ci diceva Rocco che queste gondole vengono fatte da questo legno qua e una gondola può costare da 100.000 a 300.000 euro. Eccola qua, una bellissima gondola. Senti le cicale? Bello. Meraviglia. Ma siamo tutti felici in questa estate magica veneta. Scusa. Dove prendo la motonave per tornare a casa. Le 24 ore a Venezia sono finite. Mi dispiace che non vi ho raccontato tanto di più, non vi ho spiegato niente di più, vi ho solo fatto vedere, spero, delle bellissime immagini. Abbiamo passato una giornata bellissima e magica. E, iscrivetevi nel mio canale, per favore, se vi è piaciuto questo video. E ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Smiling as we're falling apart.
Sì, ho tutto, tranne che il mio cuore. Ciao, ciao. Ciao, Rocco, grazie mille, ciao. Ciao. È stato bellissimo.